Vedete, vi raccontiamo una storia oggi, una storia che sa di bambini, proprio una fiaba per bambini, cioè. Picciriddate, ecco, ragazzate, cose di basso profilo. È da stamattina che siamo qui al comune per aspettare questo grande evento che era l'arrivo di Francesco Cerrito dell'ASP per l'incontro con il sindaco di Partinico, arrivato, incontrato, si presenta anche l'assessore Nuccio Genova, un andirivieni da parte del comune, nessun consigliere comunale coinvolto, nessun altro dei medici dell'ospedale coinvolto, tranne il dottore Motisi. Un incontro totalmente riservato, come se fosse qualcosa di privato o qualcosa di esclusivo. Al sindaco piacciono a quanto pare le esclusive. Siamo stati così educati che per cercare di dare il risalto all'evento siamo saliti e abbiamo chiesto se potevamo riprendere 2 minuti dell'incontro per poi ovviamente dare importanza e rilevanza e dare la notizia per realizzare l'intervista. Sapete che cosa è successo? A parte il diniego da parte del sindaco a farci entrare, abbiamo avuto modo di sapere che nessuno doveva parlare di questo incontro perché l'esclusiva è del sindaco e vi diamo anche l'appuntamento. Lo sentirete sicuramente più tardi nella sua paginetta privata, per i fatti suoi, perché quella è la sua informazione. Il sindaco non vuole essere disturbato, il sindaco è il tipo o con me o contro di me. Questo è il convinto, tra le altre cose, di ormai essere il podestà del comune di Partenico, non un sindaco di tutti come lui continua a ripetere come un mantra. Quella è tutta un'altra storia. Quelle sono le storie delle campagne elettorali ormai passate e che invece oggi diventano un'altra storia. Ora, caro signor sindaco, il suo discorso privato con Cerrito, il quale sicuramente non potrà promettere niente perché è semplicemente un dirigente aziendale e non è certo né la Faraone né qualche altro. Cioè la vergogna è che non è venuta la Faraone, la vergogna è che l'ha boicottato a Partenico e a lei la Faraone e che manda un suo, al di là di quello che possono essere stati i discorsi persi a questo punto all'interno di questo comune. Non cambierà nulla per l'ospedale di Partenico, di questo ne siamo sicuri, perché uno che vuole fare tutto da solo, l'uomo solo al comando, non coinvolgendo quello che è un consiglio comunale, persone che si sono spese per questo ospedale, io vorrei ricordarle che lei era quello che davanti all'ospedale batteremo i pugni, batteremo qua, adesso invece parla di accordi, di discorsi, di tavoli, di inviti, tutto per ridere, mi creda. E questa ragazzata, ecco, chiudiamo, discende l'assessore Nuccio Genova che per evitarci dice che deve andare a fare pipì e fugge, che fa scendere Francesco Cerrito dalle spalle, noi qui davanti, addirittura lo fa uscire dalla via Saitta, che lei si mette in macchina e se ne va e che qui c'è un sale e scendi, non si capisce di che cosa e come, tutto questo sa di ragazzino, di ragazzate, non certo di un sindaco di Partenico autorevole e determinato, i picciriddati. A noi non ha fatto niente, è inutile che annaghi purata la camera. A noi non ha fatto niente. Sta facendo ridere la città. Ne puoi stare tranquillo. Oggi le persone si stanno pisciando dalle risate di Cerrito che ne esce da via Saitta per farlo scappare, non si pare intervistare da pinomaniaci, perché ovviamente le domande, anzi, mi dico un'altra cosa.
Il dottore Cerrito mi ha detto personalmente che sono molto conosciuto all'ASP, e me lo immagino, e sarò sicuramente molto odiato. Ecco, lei gli ha voluto evitare ovviamente di fargli dire la verità su quello che succede dall'ospedale di Partenico o quello che succederà all'ospedale di Partenico. Ci culleremo e ci gusteremo le sue minchiate.